Allora, vado? No. Lina, che emozione hai avuto quando hai saputo di questo premio, essere qui a Bari su questo palcoscenico, per la prima volta tutto direi? Sì, in realtà sono questi 2 giorni che sto cominciando a realizzare, perché appena l'ho saputo è stata qualcosa che mi ha un attimino pietrificata. Quindi ho detto vabbè, ma che sarà mai, no? Cioè, non il senso dell'importanza, ecco, ma il fatto di essere proprio qui, di arrivare a queste tappe, no? Come sono arrivata a Berlino, come sono arrivata qui, cioè per essere il mio esordio, insomma, non pensavo potessi fare tanto, anche perché io e la mia autostima siamo molto lontane, quindi non sono sempre stata sicura di me stessa, ecco. Però questo è anche un modo per assumere la consapevolezza, no? della mia autostima, del mio poter fare, del mio riuscire a fare, ecco. Quindi sì, poi qua sto conoscendo persone meravigliose, al di là appunto di questa importanza del premio di Mariangela Melato, che è stata una delle attrici, insomma, più importanti, belle, insomma, quindi per me è meraviglioso essere qui, è un grande successo e non posso che ringraziare, insomma, il fatto che mi abbiano permesso di essere qui, che mi abbiano permesso, insomma, di ricevere questo premio importantissimo, ecco. Ma senti anche una sorta di riscatto? Per me sì, assolutamente sì, anche perché, insomma, la mia vita non è stata facile, ho avuto un passato un po' come Rosa travagliato, un po' come Rosa imposto da un destino che purtroppo mi era stato imposto anche per causa di forze maggiori, un po' nata nel posto sbagliato, nata da una famiglia sbagliata, per cui è stato un modo per permettere a Lina di emanciparsi, di avere una vita che sia vita, e soprattutto il fatto che io abbia scelto la mia vita, perché non ho permesso a nessuno, dico nessuno, di poter decidere di me. Quindi è stata, sì, è stata un riscatto di vita sociale, quindi meraviglioso. Meraviglioso. E senti, un progetto futuro? Quello di poter continuare a fare l'attrice, sì. Poi insomma è stato il mio desiderio sin da piccola, il mio desiderio è quello di diventare un'attrice, ma soprattutto perché è stato il mio divagare dalla realtà sin da piccola. Quindi per me è proprio il fatto di uscire un attimino dalla realtà, no? Di dimenticarmi, perché io quando sono sul set è come se uscissi dalla realtà, no? Cioè mi sento quasi in estasi, perché penso sia un po' una dote, no? un talento che mi permette proprio di essere me stessa, ecco. Per quanto io potessi incarnare, per quanto io possa incarnare, insomma, altri ruoli, altri personaggi, però in realtà mi sento me stessa, forse perché mi piace, forse perché sento di poter e di riuscirlo a fare. Ecco, e a questo punto, nei tuoi sogni di bambina e poi dopo, il tuo film preferito, i tuoi attori, ecco? So che il mio attore preferito, so che in questo contesto, per quello che è successo, insomma, è Will Smith. E al di là del gesto, insomma, che io non giudico assolutamente, anche perché io ho sofferto anche di alopecia, quindi non giudico, mi fermerei qui a non dire altro, però sì, anche perché ho fatto uno dei tanti film, insomma, però il mio preferito è La ricerca della felicità, e racchiude un po' la mia vita, perché mi ricordo una frase bellissima in cui lui dice al figlio di non permettere a nessuno di dirgli che una cosa non la sa fare, perché non è vero, a parte che, e poi soprattutto nemmeno al padre, cioè non permettere a nessuno, nemmeno a me, perché quando ti dicono che non la sai fare, perché loro non la sanno fare. Quindi è questo incoraggiamento alla vita, al saper fare, oppure la parte finale quando lui trova il lavoro e dice che quella è una piccola parte di felicità, no? Il fatto che lui mostrava al figlio una realtà diversa da quella che in realtà stava vivendo, che è il fatto che magari andavano a vivere in bagno perché non avevano soldi, quindi il fatto di mostrare una realtà, ma una realtà felice per il bambino, quindi per me è uno dei migliori, nulla togliendo ovviamente agli altri attori, ma diciamo che lo uso un po' come icona, come esempio da seguire, ecco.
Senti, Francesco Costabile ha detto che hai fatto proprio colpo su di lui durante i provini. Ci racconti com'è andata? Sì, Francesco Costabile è il mio angelo. Perché io dico che lui mi ha trovato in un periodo un po' complesso anche della mia vita, mi ha trovato in una casa famiglia dove appunto io sono nata e sono cresciuta, quasi nata, sì, dove sono cresciuta e mi ha permesso di, ovviamente non perché io sia di casa famiglia, sia stata di casa famiglia, ma perché insomma abbiamo avuto, perché lo tengo io? Perché sono cresciuta, insomma, non perché sono cresciuta lì, ma è stato un incontro proprio, è stata un'alchimia forte. Lui dice che io attraverso gli occhi l'ho quasi ingannato, tra virgolette, no? L'ho stregato, ma in realtà è stato, non è, cioè ci siamo trovati, ci siamo fidati entrambi l'uno dell'altro, perché insomma è un film complesso, no? È un film che c'ha dei passaggi in cui bisogna capire, bisogna saper entrarci, quindi cercare di far arrivare il messaggio in maniera corretta, no? Un po' come l'uccisione di Salvatore, cioè l'uccisione di Salvatore è una metafora, non è detto che tu debba uccidere insomma chi ti dà fastidio oppure chi ti impone un destino, ma in realtà quella è una metafora in cui Rosa uccide i suoi mostri. Quindi non è l'uccisione concreto, no? Non è l'uccisione, il prendere una pistola e sparare chi ti fa del male, assolutamente, che passi un messaggio corretto, ma è l'uccisione dei suoi mostri, cioè anche in maniera, un po' come ha fatto Lina. Lina ha ucciso i suoi mostri uscendo da un contesto che semplicemente in cui non stava bene. Quindi Lina è scappata, tra virgolette, dalla Calabria, ma non dalla Calabria come paesaggio, perché la Calabria è meravigliosa, la Calabria a livello paesaggistico, a livello culturale, meravigliosa, ma io Lina non stava bene in quel determinato contesto, in quel luogo, per cui ha deciso di allontanarsi da alcune persone, da alcuni contesti in cui magari, che ne so, c'era mia madre che passeggiava lì, io non la volevo vedere perché mi faceva male e me ne sono andata, questo è. Quindi è sconfiggere i mostri, non uccidere, che sia ben chiaro questo messaggio, perché ho avuto un dibattito con delle ragazze, dei ragazzi, dici guarda, ma tu hai ucciso, cioè un po' hai fatto sì che... Sì, ma invece no, è uccidere i propri mostri. Rosa l'ha fatto in maniera concreta perché era una tosta, una pazza, però insomma è questa la metafora, ecco. Senti, durante le riprese che tipo di rapporto avevi con Francesco? Nel senso, ti ha lasciato carta bianca o ti ha dato delle indicazioni? Da premettere che io durante le riprese allattavo, perché avevo appena partorito, quindi per me è stato complesso, ho avuto cedimenti fisici, ho avuto febbre, ovviamente tamponi negativi, tutto a posto, però il mio corpo ha ceduto perché appunto Rosa mi ha distrutto anche a me. È stata una tipa che è tosta in tutti i sensi. Sì, poi Francesco, meraviglioso, perché lui, guarda, questo è il copione, però tu lascia di andare a te stessa, no? Fai in modo che questa scena sia tua. Quindi lui mi lasciava sì quasi carta bianca, ovviamente c'era il copione da seguire, però lui mi lasciava la totale fiducia al punto di poter arrivare lì, cioè a quel messaggio, quindi sì. Praticamente lui si è fidato totalmente di me come io di lui e d'altronde, quindi è stata una fiducia reciproca che ci ha portato a questo successo, a questo lavoro meraviglioso, perché voi avete visto il film? Sì, sì. Sì? E quindi sai di cosa parlo, insomma. Ok, grazie. Va bene, grazie.